Il motore? Gira. Partito. Posizione massimo? Charge in campo? Uno quarto, due macchine. Un cadavere, un omicidio, una scena del crimine. È impossibile oggi affrontare un caso o un delitto senza l'apporto fondamentale delle scienze forensi. Ma la tossicologia forense, la medicina legale e la biologia non sono nulla di nuovo. Sun Tzu ha scritto il suo primo trattato, il primo trattato noto di scienze forensi nel 1247. Mary Blandy, la velenatrice, è stata processata nel 700. E Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti furono processati nel 1920 grazie all'apporto fondamentale della balistica. Ma per comprendere fino in fondo le potenzialità e i limiti delle scienze forensi occorre partire da lontano, 3000 anni prima di Cristo, con la seconda dinastia di Ur in Babilonia.